Buongiorno ragazze, ci facciamo coraggio, ci facciamo forza, ci facciamo compagnia anche oggi. Quindi sono qui per farvi il video dei prodotti finiti. La cesta sta per scoppiare, devo assolutamente fare questo video, quindi partiamo subito e cerchiamo di andare al sodo. Allora, pesco così a muzzo. Allora, primo prodotto è questo, che è il bagno schiuma neutro Cliosan, questo qui, che io ho comprato tempo fa all'MD, questo. Allora, questo ha 0% parabeni, alcol, saponi, coloranti, glicole, propileni, allergeni, da profumo, quindi dovrebbe essere bio, effettivamente bio, la linea verde di MD. Devo dire che io l'ho preso così scetticamente perché avevo bisogno di un bagno schiuma, ma poi mi ci sono trovata benissimo. Infatti intendo, appena è possibile andare di nuovo all'MD, intendo assolutamente prenderlo. Al momento ho altri da smaltire, però questo mi è piaciuto molto, poi costa veramente pochissimo. Altro prodotto che sono riuscita a finire è questo, che è lo shampoo anticaduta di BioPoint. Io questo l'avevo comprato quando credevo che i problemi legati alla caduta dei miei capelli fossero dei problemi stagionali, prima di capire il vero problema qual era, e quindi avevo cominciato ad utilizzare questo shampoo qui e poi mi sono detto lo devo finire, perché comunque non mi piace spendere i soldi senza poi utilizzare i prodotti che acquisto. Devo dire che comunque il suo dovere l'ha fatto. Non è male come shampoo, ragazzi, il suo lavoro comunque ha cercato di farlo, quindi sinceramente non mi sento di bocciarlo o di promuoverlo. Lo lascio senza infamia e senza lode, perché comunque il problema che io avevo era di ben altra sorta. Tuttavia questo shampoo non mi è dispiaciuto. Altro prodotto che ho finito è questo, che è il gommage alla mela di Yves Rocher. Questo qui l'avevo comprato addirittura a Natale dell'anno scorso ed era rimasto nell'armadio, nell'armadietto del bagno, perché nel frattempo poi avevo altre cose da smaltire, avevo altre cose da utilizzare e non l'avevo più utilizzato, appunto non l'avevo più preso tra le mani. Ora avevo bisogno di un qualcosa che mi scrabbasse un po' il corpo mentre facevo la doccia, mentre facevo il bagno, e ho preso questo. L'ho utilizzato e mi è piaciuto abbastanza, non è eccezionale in realtà, cioè non ho sentito quell'azione scrabbante che sento con altri prodotti, con altri scrub, appunto scrub corpo. Non è male, ma sinceramente non lo ricomprerei. Nemmeno il profumo è persistente, quindi lì per lì si sente nel momento in cui lo andate a mettere sul corpo, però poi non persiste, e questa è una cosa che mi delude sempre quando si tratta di prodotti profumati, quindi assolutamente non lo ricomprerei, non mi ha colpito. Ho finito questi dischetti qui, questi sono i dischetti di Fleur de Ceryl che io compro all'MD, mi trovo benissimo perché sono dei dischetti maxi, sono rotondi, o meglio ovali, da una parte hanno la parte liscia, dall'altra parte sono zigrinati, quindi consentono di pulire bene il viso, per cui io li vado sempre a prendere ogni volta che vado all'MD e mi ci trovo veramente bene. Poi costano pochissimo e prendo sempre questi, ormai quasi sempre questi. Poi cosa viene fuori? Allora, ho finito questo, che è il Glow Tonic To Go, una scatolina all'interno della quale ci sono dei dischetti imbevuti di Glow Tonic di Pixi. Mi ci sono trovata benissimo, come sempre la seconda confezione che ho, e una l'avevo anche comprata io perché la trovo veramente utile per i viaggi, e siccome ultimamente mi sono spostata spesse volte per problemi di salute ovviamente, me la sono portata appresso e quindi l'ho finita. È molto molto comoda, molto molto efficace. Questi dischetti vanno ad esfoliare il viso, vi consentono di avere tutto a portata di mano senza dover riempire il beauty case di mille prodotti, quindi assolutamente promossa. Io ve la consiglio questa confezione qui, soprattutto se potremo ritornare a viaggiare. Ho finito finalmente questo anche l'ho comprato all'MD. Ed è questa linea qui, che si chiama Neoveda Baby.
sono dei prodotti per i bambini, per bimbi, che io ho acquistato appunto perché avevo quei problemi di orticaria, vi ricordate? Quindi mi sono detto compro dei bagnetti delicati, dei bagnoschiuma delicati proprio per i bambini, quindi non mi potranno mai fare male. E effettivamente da questo punto di vista mi sono trovata bene, però non sono rimasta colpita talmente tanto da questo prodotto. E poi non mi piace l'odore, non mi è piaciuto l'odore, quindi sicuramente non lo ricomprerò. Però insomma non mi sento di bocciarlo, perché comunque non è male. Ho finito questo, che è il rafforzante per le unghie, o meglio un rafforzante curativo, questo qui, che si chiama All Nails S43 di Bioniche. Bioniche è una marca che io ho scoperto di recente, non che ho scoperto, sapevo che esisteva, ma non avevo mai acquistato niente. Ultimamente sto acquistando tante cose di questo brand, di questa marca, che si trova in farmacia o parafarmacia, e devo dire che non sbaglio un colpo. Questo prodotto mi ha aiutato tantissimo, perché avevo le unghie sfaldate, deboli, per tanti motivi ovviamente, però le vedevo veramente indebolite, quindi ho cominciato ad utilizzare questo prodotto, che è un prodotto che si va a mettere sulle unghie 2-3 volte a settimana dopo aver tolto lo smalto. Ovviamente lo mettete durante la notte e poi la mattina procedete alla manicure, quello che volete, e devo dire che mi ha aiutato veramente tantissimo, quindi io ve lo consiglio tanto, mi è piaciuto tanto. E comunque vi ripeto, i prodotti di Bioniche raramente mi deludono. Ho finito questo qui, che vedete? Sì, no, non vedete, ma fidatevi ragazze, è il contorno occhi di Estée Lauder, un contorno occhi di Estée Lauder veramente valido, ossia il Resilience Lift top, veramente un prodotto, uno dei migliori prodotti di Estée Lauder, con cui mi trovo benissimo. E io con i contorni occhi ho sempre problemi, quasi sempre problemi, perché o mi bruciano o comunque mi danno fastidio perché porto le lentine, eccetera. Questo prodotto invece è valido da tutti i punti di vista, e inoltre va a creare un effetto tensore nella zona del contorno occhi e ad idratare la zona per tutto il giorno, e quindi quando vi truccate il make up, il correttore non va a fare le pieghette. Questo è molto importante per quanto mi riguarda, quindi io lo promuovo assolutamente, e assolutamente lo ricomprerò quando avrò possibilità. Poi ho finito questo, che è un bagnoschiuma di brochet al mandarino e cedro, una cosa del genere. Questi bagnoschiuma invece mi piacciono, a differenza di quello di prima, perché questi sono abbastanza persistenti come profumazione, mi piace che fanno tanta schiuma, mi piace che facciano tanta schiuma, e mi piace che profumino, ma soprattutto mi piace che il profumo persista. Per me è fondamentale la persistenza del profumo, perché altrimenti che lo mettono a fare il profumo? E quindi questo sì, lo ricomprerò sicuramente, anche perché molte volte il brochet fa delle promozioni per cui acquistate 2 a 6 euro mi pare, quindi aspetterò la prossima e mi rifornirò di questi prodotti. Poi ho finito questo solvente per unghie. Questo l'avevo comprato l'MD scetticamente, che è della linea B Make Up, però vi devo dire ragazze che ha fatto il suo dovere, il suo sporco lavoro l'ha fatto, e mi sono trovata meglio che con altri che ho acquistato di recente, per cui se dovesse capitare lo ricomprerò. Ultimamente MD non sbaglio un colpo. Ho finito questa qui, che è sempre di Brochet, ed è una maschera della linea Sebo Vegetal. Boh. Comunque è questa maschera qui, che è questa. Che praticamente è una maschera che va a riequilibrare la produzione di sebo del nostro viso. Mi è piaciuta abbastanza, soprattutto perché è molto immediato come utilizzo, nel senso che deve essere lasciata in posa 5-10 minuti, per cui questa è una cosa che mi fa sempre piacere. Io non sopporto di dover stare in posa lì con la maschera, già dobbiamo stare in posa con lo smalto ragazze, ma stare in posa anche con la maschera io sinceramente un po' mi scoccio, e quindi quando sono immediate, quando i prodotti sono immediati e veloci, sono cosiddetti prodotti smart, io vedo in essi una marcia in più. Quindi questa qua mi è piaciuta un bel po', un bel po'.
ho finito questo qui. Questo è un Deo Spray di Borotalco. Oh, oddio, ce n'era un altro po'. Buonissimo ragazzi, buonissimo buonissimo, sa proprio di Borotalco ed è invisibile sui sugli indumenti neri per esempio, cosa molto importante. Questo mi è piaciuto tantissimo, adesso ne sto utilizzando altri. Questo ha 0% di alcol, efficace 48 ore, effetto anti macchie asciutto. Effettivamente è molto valido come deodorante. Adesso ne ho, vi ripeto, ne sto utilizzando uno simile, non mi ricordo se è di Borotalco o di Dove, non mi ricordo, però vi farò sapere. Questo qui sicuramente lo ricomprerò. Altro prodotto che ho finito e di cui voglio parlare assolutamente è questo, che è costato un botto veramente, ma vale tutti i soldi spesi. Questo line, questo, ed è questo olio qui, che è un olio secco spray multivitaminico di Vea Mix. L'ho preso perché avevo la pelle molto 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 disidratata, sia sulle gambe, sulle braccia, insomma, ovviamente capirete che stando per 60 giorni senza potermi curare come mi curavo prima, ha creato uno stress anche alla mia pelle, al mio corpo, anche da questo punto di vista, per cui tornata a casa mi sono ritrovata veramente disidratata, asciutta, rugosa, proprio sul corpo anche, e ho voluto fare un po' un trattamento d'urto, quindi ho preso questo in farmacia, che è costato, vi ripeto, un bel po', però devo dire che mi ha aiutato tantissimo. Poi è molto lenitivo, quindi nel caso in cui avessi per esempio dei rossori o comunque delle screpolature, delle irritazioni sul corpo, andavo a mettere questo. L'ho messo anche sulla ferita, devo dire la verità, e mi sono trovata molto 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 bene. Ora l'ho finito, se avrò ancora bisogno cercherò di utilizzare quello che ho appunto nei cassetti, ma se avrò ancora bisogno sicuramente attingerò a lui. Scusate, mi soffio il naso perché mi cola. Alright, poi ho finito questo qui, che è il mascara di Mulac, il Gentleman, che mi è piaciuto veramente tanto tanto tanto. Questo l'ho finito un paio di mesi, l'ho preso, l'ho messo appunto nella lista di cose da finire perché non volevo che scadesse senza essere utilizzato, e l'ho portato alla fine e devo dire che mi è piaciuto veramente tantissimo. Sicuramente lo ricomprerò. Adesso ho tantissime mascara da smaltire, tanti tanti tanti, però se ce ne sarà occasione lo acquisterò. Voi lo avete comprato questo, l'avete provato, ce ne sono di altri che mi volete consigliare di questo brand, o comunque in materia di mascara sono sempre aperta a tutte le vostre i vostri suggerimenti, perché sono fissata col mascara sempre di più. Faccio vedere ragazze anche due candele che ho finito, che sono... Allora, la prima è questa. Che mi è piaciuta molto, devo dire. Sembra un po' il profumo di Dior Addict, non so se lo conoscete. E quindi mi è piaciuta veramente tanto, perché quello è uno dei miei profumi preferiti. L'ho consumata, vedete com'è diventata nera la giara. Adesso la andrò a pulire, perché comunque queste sono delle giare che io riutilizzo sempre, o in una maniera o in un'altra. Devo assolutamente rifornirmi di Yankee Candle, però al momento non posso farlo, quindi aspetto tempi migliori ovviamente. Non posso farlo perché non posso andare al punto vendita ovviamente. Ho finito anche questa di recente, la Snow in Love, questa qua. Questa è prettamente natalizia, però poi io l'ho utilizzata fino ad adesso, fino a pochi giorni fa. Devo dire che anche questa mi è piaciuta tantissimo. Le Yankee Candle sono sempre una garanzia, per me sono le migliori candele da bruciare e le migliori profumazioni. È inutile, anche se mi trovo bene anche con le Hearth & Home, però queste hanno qualcosa in più, le sento di più sinceramente, profumano anche più ampi spazi, per cui io sinceramente quando devo comprare le candele compro sempre queste. Bene bene, la cesta è vuota, andate in pace.
Bene ragazze, il video finisce qua, io sono contenta veramente di averlo fatto perché era da tempo che volevo mostrarvi questi prodotti finiti e adesso ricomincerò a smaltire prodotti. Come vedete mancano prodotti di make up, avrei potuto metterci dei detersivi per casa perché sono quelli i prodotti che stiamo utilizzando di più in questo periodo. Anzi, fatemi sapere se vi interessa il video dei prodotti finiti casa, così vi farò anche quello. Questi sono i prodotti del periodo finiti. E non me lo aspettavo in realtà, perché comunque non è che stiamo facendo tutta sta vita sociale, tutte queste uscite. Mi accontento di quello che ho smaltito. Per me è molto importante smaltire i prodotti acquistati, lo sapete. Faccio questo progetto, sono impegnata in questo progetto da sempre, fin dagli albori del mio canale. Va bene, quanto ho parlato, quanto troppo, vi mando un grande bacio, stay strong e ci vediamo presto.